pareggio fa più comodo a noi, nel senso perché effettivamente abbiamo due risultati su tre, abbiamo due risultati su tre, però è anche vero che il primo tempo abbiamo avuto veramente quattro grosse occasioni da poter sfruttare. Diciamo è stato bravo il portiere, però poi si era messa un po' male che loro sono andati in vantaggio, però bravi poi a recuperare. Diciamo che dai, tutto sommato è un buon risultato. Quando hai delle palle gol e poi purtroppo non riesci a far gol, gli avversari ci riescono con meno palle gol, quindi è normale che mentalmente ti può portare a pensare in maniera negativa. Noi bravi a non farlo, perché penso che nello spogliatoio le parole di tutti erano quelle subito positive, erano le parole di cercare subito di riprendere la partita, ecco. E quindi siamo stati bravi in quello, non mollare, a crederci, ripeto, quindi alla fine questa è una grossa dimostrazione di carattere. È stato sbagliato forse la lettura, però poi chiaro ci sono anche gli avversari in campo, non è che alla fine sicuramente abbiamo dimostrato di essere molto compatti, però ogni tanto va messa anche la bravura degli avversari e allo stesso tempo ci può stare anche di fare qualche lettura sbagliata, però a livello difensivo, però ripeto, l'importante era subito recuperare la partita, perché se avessimo perso era un po' più difficile adesso. Però ti rimane un po' l'amaro in bocca a livello personale, sinceramente, perché abbiamo creato delle occasioni importanti anche se non abbiamo fatto il nostro buon gioco, ecco, io la vedo così. Quindi da una parte ci va bene questa situazione, quindi speriamo in casa di cercare anche di fare ancora meglio. Ecco. Devi pensare che è una partita secca, stop, basta, sono 90 minuti e 90 minuti devi dimostrare di essere più forte dall'avversario, stop, sotto ogni punto di vista. Poi il calcio è fatto di episodi, però ripeto, mentalmente deve essere quella la testa. Quinto ha giocato con te a Foggia, come l'hai trovato? Sinceramente è stato un po' emozionante vederlo conto, perché abbiamo giocato 3 anni importanti a Foggia, abbiamo condiviso tantissime cose, alla fine siamo grandissimi amici, però è chiaro. Tutto si stoppa quando inizia la partita e si riapre tutto quando finisce, ecco. Quindi è stato bello vederlo, visto che sta bene, quindi però gli ho detto che stiamo meglio a noi, quindi va bene così.